3247-591, sì. Sì, mi ha spiegato bene. Quando ha detto che devo richiamare? Domani devo partire, che seccatura. Me lo dicono sempre all'ultimo momento. Scusi, guarda, non ho che capito. Dobbiamo partire presto. Ah, questo numero? Silvia, mi stai a sentire? Tra una settimana. Vogliamo pensare alla Grazie. Bambina? Questo è fatto. Scusa, dicevi? Non mi sembra che tu abbia più l'età per trovare un lavoro. Infatti non ci credo più di tanto. Allora sprechi tempo. Magari lo occupo. Stanno smontando dei capannoni di una vecchia fabbrica. C'è da fare l'inventario di tutti i pezzi recuperabili. Sono macchinari vecchi, ma hanno un certo valore. Vado a preparare le cose della bambina. Sì, sì. La porto da mia madre. È possibile non avere questa puzza ogni volta che si cucina? Non riesco a farvi capire che le porte vanno chiuse. Mamma, perché partire insieme se papà dice che sei cattiva? Perché so che non lo pensa. Cosa fate quando andate in viaggio? Papà lavora. E tu? Niente, aspetto che finisca. Non tra noi? No. Guarda, mamma. Mamma, gliele do io le chiavi. Sì, eccole. Buongiorno. Mamma, dai, scusa. Eccomi, arrivo. Buongiorno. Buongiorno. Guarda, devo perdere altri 2 chili, sono. E poi li riprendi in mezza giornata. Ci vuole la palestra. Preso, grazie. Io a pranzo non mangio mai. Un caffè, grazie. Va bene. Lo sapete, e ieri una cliente allo sportello di Luigi ha scritto l'appuntamento sulla distinta di pagamento. No, chi è? Quella donna che mi sembrava di essere. Va bene, così. È quasi svenuta. Aspetta. Un tè al limone per me, grazie. Caffè, per favore. Laura. Che è successo? È diventata sua moglie. Scusa, mi passi per favore là. Ah, grazie. Ma guarda, mi dispiace, mi scusi. Ma no, grazie. Scusi. Ci vediamo dopo. Ciao. Senti, scusa. Un cappuccino con foca scura. Sì, grazie. Allora, No. Sono io? Ho capito. Che c'è? Niente, volevo solo dirti che sono pronta. Aspettami di là, per favore. Dovremmo esserci. Adesso c'è lo svincolo per la superstrada. Ma non è che è passato il cartello? Quale cartello, scusa? Ma come quale cartello? Certo che dormi proprio. Una cosa ti dovevi ricordare. Anche il monitoraggio ambientale del luogo. Scusa, adesso guardo. Gli interventi non devono danneggiare i materiali. Grazie. In quel fatta l'opera e non si puntano in bianco.
marcatura sarebbe un grave errore, ma ristabilire il valore cromatico di una volta. Grande importanza è data anche allo studio dei materiali e delle tecnologie da adottare per la pulitura. Tutte le fasi ecco. Dell'intervento sono raccolte in una banca dati, molto prezioso per il mondo scientifico. Puoi fare sto lavoro dall'altra parte? Sì, scusa. Questo albergo è peggiorato. Domani è un gran giorno. È il tuo compleanno. Hai pensato agli invitati? Lo sai che non mi piace festeggiare, non l'ho mai fatto. Perché non ti piace? È così bello invecchiare insieme. È naturale. Lo sai che mi piace vedere il tempo che passa su di te. I segni del tempo, i tuoi, i miei. Bisogna avere il coraggio di invecchiare. Perché non vuoi festeggiare? Com'era quando ci siamo conosciuti? Sai che non me lo ricordo più. Com'ero? Com'eri? Eravamo giovani. Sì. Sì. No, ma guarda che mi piace ancora. Capitolo. Passami quel pezzo. Perfetto, carico. Alberto! Che faccio? Stai in macchina! Ti devo dire tutto? Va bene. Certo che dormi proprio. Eccomi. Ma dove ti hai ricacciata? Sei sparita? Sono andata a fare un giro. Sì, sì, andiamo. Ma dove andiamo? Ma non lo sai che ho un altro appuntamento? Mamma, perché mi accompagni a scuola così presto? Amore, la mamma da fare oggi, eh? Buongiorno, signora. Buongiorno, signora. Ecco. Vai con quei due cappelli. Scusi, posso? Prego. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie. Tu cosa prendi? Guarda, un succo di frutta alla pera. Un caffè. Prego, signora. Thank you.
Buongiorno. Non sarà mica ancora arrabbiata con me? Non ho fatto che pensare a lei. Perché? Perché anch'io ho pensato a lei. Sarà telepatia o sarà stata la mia mano? La mia mano è preziosa, sa? Che vuol dire? Che vuol dire? Non capisco niente di quello che lei sta dicendo. Glielo ho detto, ci vuole una mentalità particolare. E lei ce l'ha? Beh, ecco. Se le venisse in mente di avventurarsi in questa gabbia di matti, non si sa mai. Ho voglia di fare l'amore con lei. Certo che detto così lui potrebbe anche paralizzarsi. Ma io non dico soltanto lui. È lei tutto intero che voglio. Però... C'è? Niente, posso stare un po' qui? Dovevi dirmi qualcosa? No, niente. È successo qualcosa? No, niente, tutto non... Su, amore, dai, finisci il latte. È tardi. Mamma, ma non mi accompagni tu? No, amore, oggi ti porto Nelly. Nelly, andate! Ecco qui. Mamma, ma non me l'hai comprata la zucca. Amore, mi sono dimenticata. Te la posso portare dopo scuola? Dammi il cappellino. Ecco qui. Ne dai due. Uno e due. Ciao, buona scuola. Cercavi questa? Eh? Ah, sì, grazie. C'è un numero per Patrizia, pensavo di averlo perduto. Ah! Sono proprio disordinata, eh. Grazie. Il signor Aloisi, per favore.
Sono io. Sono una donna sposata. Sedersi non è un peccato. Vuole qualcosa da bere? Sì, grazie. Ho sperato ogni momento che lei mi telefonasse. È una follia quella che sto facendo. Follia? Non stiamo facendo niente di male. Quello che sto per fare. Mi piace tanto il tuo nome. Non voglio più andare via. Allora resta. Lo spazio c'è. Mi prenderesti con te? Se fai la brava. Allora, com'è che ti ho detto che si chiama? Clessidra. No, Clessidra, Clessidra. Allora, questa qui, questo è il primo orologio che hanno costruito gli uomini. Hanno preso questa palla di vetro, ci hanno messo dentro la sabbia e poi piano piano, vedi che la sabbia scende. Questo vuol dire che sta passando il tempo. A un certo punto la sabbia da qui finisce. E allora c'è passato un'ora o due ore. Scusa, mamma, no, ma quando finisce si ferma il tempo? No, magari. Quando finisce si gira e ricomincia a scendere e passa di nuovo un'ora. Hai visto la mamma? Che discorsi importanti che ti fa. Ciao, papà. Ciao, Stellina. Ciao, sei tornato. Ciao. Vado a preparare qualcosa da mangiare. Mi preparo qualcosa di speciale. Adesso vediamo che cosa. Che cos'è? Una festa, eh? Una ricorrenza. No, solo voglio di preparare un pranzetto. Che c'è? Vengo con te. Vieni. Cucino io. Sì? Cosa stavi facendo? Niente, sono qui, mi sto riposando. Sul nostro divano? No, sono sul letto. Uh-huh. E sei solo? No. Ma sì, dai, sto scherzando. Lo sai che da quando ci conosciamo non ho più voglia di vedere nessuno. Bugiardo, sei un gran bugiardo. E tu che cosa stai facendo? Sono a casa, sto aspettando che mio marito torni. Se succede dovrò riattaccare. Anch'io sono sdraiata sul letto e ti stavo pensando, sai? Sì? E che cosa pensavi? Dimmi cosa pensavi.
Sento ancora il tuo odore sulla mia mano. Ti piace il mio odore? Lo senti? Dimmi ancora. Ti fa impazzire, vero? Chiudi gli occhi adesso. Li hai chiusi? Sì, ho gli occhi chiusi. E adesso cosa mi faresti? Immagina che io sia vicino a te. Dai, vieni qui da me. Sono qui, nudo sul letto, ti sto aspettando. Dai, vieni qui che facciamo l'amore tutta la notte. Ho un pensiero pazzo. Cioè? Dio mio, mi piacerebbe. Cosa ti piacerebbe? Immagina che... Fatto tardi, ma ho avuto dei problemi con Patrizia. Poi ti racconto. Ciao, mamma. Ciao. Ciao, amore. Guarda, 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 guarda. Che cosa ti ho portato? Piccolina. Dal piatto. Sì, grazie. Che bravi. Avete preparato tutto da voi. Ho voglia di sentire la sabbia sotto i piedi. Posso togliermi gli stivali? Toglieli? Perché me lo chiedi, scusa? A cosa pensi? Perché sei così pensieroso? Cosa c'è dentro questa testa? Cosa c'è? Cosa fai quando non sei con me? Sto con mio marito. E sopravvivo. E sopravvivo aspettando te. Io non sopravvivo invece. Non vivo più senza di te. Non mi basta più. Ci vediamo soltanto quando lui non c'è, quando lui è partito. Se è soltanto così per 2 ore ogni tanto, le donne non mi mancano.
dipendiamo da lui, capisci? Ormai di... Non voglio che parli di lui. Hai capito? Non voglio che parli di lui. Oh, ma sono giorni che ti sto cercando. Ma dove sei sparita? Brr, che freddo. Silvia, ma sei scalza. Sì, sono scalza, ma tanto felice. Ma dove le lasciate le scarpe? Ehi, sono andata sulla sabbia. Senti, ma che hai fatto? Hai spostato i mobili? C'è qualcosa di diverso? Oddio, te ne sei accorta pure tu. No, no, dammi queste. Scusa, come potevo non accorgermene? È così evidente. Guarda, non hai idea cosa è successo. Non ho avuto il tempo di parlartene. È successo tutto all'improvviso. Non te ne ha parlato, non ci siamo più sentite. Un estraneo. Non lo conosci, l'ho incontrato per caso. E niente, hai presente come quando eravamo ragazzine, 16 anni? Innamorata cotta. Le campane, quelli... Oddio, ma mi sto mettendo le scarpe senza mettermi le calze. Ehi, ti ho riempito tutto il letto di sabbia, eh? Oddio, Patrizia, che... Ma che è successo? Se n'è andato. Avevo una storia con un'altra donna da un anno. Lo sapevano tutti, io no. Mi ha lasciata. Non mi ama più. Ma magari è una cosa che passa. Forse ha perso la testa per qualcuno e poi gli passa, no? Ma sai, io quello che non capisco. Cazzo, è il modo, no? È il modo con cui uno se ne va via così, da un giorno all'altro. Cioè, mi è come... Mi è come uccisa dentro, capisci? Non si cancellano così 16 anni, non è possibile. Non riesco a capacitarmi. Solo gli uomini sono capaci di essere così crudeli, noi no. Noi no. Mamma mia, ma da quanto tempo non lo senti? Da un mese. Se n'è andata, è finita, chiusa. Ha fatto la valigia e se n'è andato, così. Anche la bilancia ha portato via. Vieni qua. Oh, cos'è che ci siamo sempre dette noi? Bisogna sopravvivere. Bisogna sopravvivere. Ma cos'è questa sabbia? Scusa, mamma, mi si è rotta la clessidra. Non ti preoccupare, amore. Adesso raccolgo io. Vai. Non è niente, tanto che ti tagli. E adesso portiamo questa bimba a nanna. A nanna. Oh. Dormire ora va la stellina di papà. Facciamo la nanna. Papà, ma la preghierina? Ah, già la preghierina. Santa Maria, padre. Ma come padre? Madre. Mettici tutti i nostri peccati come Gesù bambino. Ma sei proprio bene, eh? Non è un bacetto. Niente, il marito. Che freddo. Se n'è andato con una. Con chi? Ma una.
sposato, aveva due figli. Aia. Cioè, che complicazione. E lei non se n'era accorta? Ma io penso di sì. Inutile, trasloco, gli avvocati. Forse si amavano. A una certa età il sentimento non conta più niente. Non è tutto così chiaro, no? Ah, già. Dimenticavo che voi donne siete sempre così infelici, vero? Complicate. A noi due non succederebbe mai. Perché? Perché tu sei una donna saggia. Veramente hai sempre detto che sono pigra. È la stessa cosa. Ma soprattutto farei qualunque cosa per evitarlo. Scusa, vedo una cosa al telegiornale e poi spengo, eh. È stata notificata tutta l'interrogatorio dello Stato Mattio la prima giornata dell'incidente probatorio dell'inchiesta sul sequestro di Giuseppe Soffiantini. Davanti al GIP e GM a molti degli indagati, in tutto sono 14, e tra questi c'è anche Antonio Moro, il fratello di Mario Moro, Mattio Moretti, che da 9 anni ha ripercorso il caso del sequestro dell'imprenditore dalla sua ideazione fino al 17 ottobre. Ah, eccoti finalmente. Che cosa ci fai qui? Come cosa ci faccio qui? Compro, no? Devo darti una cosa. È importante. Non voglio che tu mi segua. Ho bisogno di vederti. Per favore. Te ne vuoi andare? Un attimo solo, no? Non aver paura, sono un cliente, no? Mi fa passare, grazie. Prego, signora. Non farmi mai più di questi scherzi. Promesso. Vuoi dare nell'occhio? Sì. Non facciamo scene ridicole. Scusa, se voglio stare un po' con te. Innamorarsi è anche questo, no? Ma sei pazzo? Hai paura? Sì, io sto bene come sto. Hai detto che tuo marito non è in casa. Dammi queste buste, no, ti accompagno. Forza, andiamo. Buongiorno. È mio marito. Sali, sali su. Buongiorno. Buongiorno. Oh, ciao. Ma che fai? Sei a piedi? Sì, va bene. Ma non è riuscito te? Sì, sì, un attimo a prendere una cosa. Sì, scusa, devo scappare. Vai, ciao. Ciao, vediamo stasera. Volevo dirti... Eh? No, 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 non è importante. Te lo dico dopo. Ma ti rendi conto che rischio mi hai messa? Ci siamo messi. Ma come ti permetti? Non si è accorto di niente, sta tranquilla. Vai via, su. Vattene via. Ma ti vuoi calmare? Stai calma. Un momento all'altro. Vattene via. Sì, sì, vado via subito, sì. Ti prego, mi metto a piangere. Volevo soltanto vedere dove vivi, dove abiti. Ti sei fatta anche male. La cucina sta di qua? No, non lo so. Come non lo sai? Ti prego. Questo è il tavolo dove mangiate, scommetto. Non lo so. Non lo sai. Dai, cuciniamo insieme, eh? Sei pazzo. Vabbè, io vado. Ma dove vai? Ma si può sapere dove stai andando? Per favore,
Ma che ti sembra la cucina questa? No, vieni questa qui. È decisamente più interessante della cucina. Dove dormi tu, a destra o a sinistra? Non lo so! Secondo me qui. Te ne vuoi andare? Non ti voglio più dentro. Forza, vai! Ma non c'è niente di tuo qua dentro. Tutte cravatte, calzini. Qua che c'è? Lascia stare, dai. Guarda, guarda. Ma che guarda? Qui finalmente c'è qualcosa di tuo. Lascia questo. Dai, questa roba. Questo le tengo qui. Non fare il pazzo. Le tengo io, va bene? Lascia! Grande questa casa. A me non piace. Non troppo... deve piacere a te. Su. Qua che c'è? La camera della bambina. Scusa. Te ne vai ora. Su, su, su. Non mi rendere tutto più difficile. Perché non stiamo facendo niente di male. Comunque, io ero venuto per queste. Ti aspetto. Le chiavi ora ce l'hai. Guardi, mi attenda un attimo nel mio ufficio a destra, arrivo subito. Non mi hai cercata. Lo sapevi, dov'ero? Sono venuta per dirti che parto per qualche giorno. Con tuo marito? Volevo avvisarti, ecco. Perché ci vai? Devo. Ma che cosa provi per lui? Niente. Signora Luisi, che la delegazione è già arrivata. Lo odio. Un attimo. Lo odio. Da che ora parti? Domani col treno per Milano alle 10.35. Verrai alla stazione. Anche un attimo solo per vederti, ma verrò, sì, verrò. Verrai. Sì. Signora Luisi. Io penserò a te. La delegazione nell'ufficio del direttore. Sempre, sempre. Aspettami. Sì, eccomi. Un attimo. Va bene. Arrivo. Allora ci vediamo domani, va bene? A domani. No, Silvia, no. Vado da solo. Ma non appena ho telefonato dall'ufficio, ci saranno riunioni della direzione generale che dureranno tutta la notte, figurati. Che ti lascia a Milano solo per 4 giorni? Guarda che sono pronta, eh. Sai che forse hai ragione. Potrei confermare l'appuntamento dal medico. Oh! L'avevo disdetto perché pensavo di partire. Certo, però non è che insisti molto, eh? Cosa hai da fare in questi 4 giorni? Buongiorno, potrei parlare con signora Luisi, per favore? Come non c'è? È sicura? Va bene, grazie. È andata alla stazione.
Sei tu? Certo, ho immaginato che fossi tu, Alberto. Io sono uscita di casa, tu dove sei? Ah, devi salire sul treno? Quello per Milano? Sure, I will tell him. Yeah, definitely. Yeah, leave me a message. Yeah, you can call you back. Otherwise, do you want me to tell him? Yeah, scusi. Do you want to call back? Definitely, yeah. Okay, he already knows about it. Don't worry. Yeah, everything is going to be okay. Bye now. It's signora Luisa, per favore. Posso? Mi dispiace, non c'è. Ma è sicura? Se non rispondi, evidentemente non c'è. Va bene, grazie. Signora, l'uscita è da questa parte. Signora, signora, l'uscita da questa parte, ma dove va? Ha capito o no che l'uscita è dall'altra parte? Allora, è finito? Mamma, come si chiama questa foglia? Non lo so, amore, cerca te. Ci sono le pagine dove ci sono le foglie. Dai. Pronto? Pronto? Allora? Hai cercato? Eccola, questa è la pagina. Pronto? Sì? No, mio marito non c'è. Ha chiamato lei poco fa? Va bene, sì, grazie. Mamma, mi aiuti? Sì, sì, amore, hai ragione. Adesso la mamma si mette qui con te e cerchiamo questa bella foglia. Qual è secondo te? Questa. Siete arrivati, ciao. Grazie. Come stai? Scusa, ti ho chiamato all'improvviso, ma ho avuto la sicurezza. Tesoro, non dai un bacio alla nonna? Allora. C'è la donna che ha avuto la scarlattina. Oh, non mi sembrava il caso di lasciare lei lì. Ma no, certo, certo. Mi raccomando, poca televisione. Sì, 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 stai tranquilla. Ciao, mamma, amore. Quando mi viene a prendere? Amore, domani torna anche papà e la mamma ti viene a prendere. Ciao. Ti fermi? No, devo andare. Ti faccio qualcosa da mangiare. Non ne voglia, mamma, veramente. Che hai? Niente, mamma, la smetti di guardarmi così. Ciao, piccolina, ciao. Ciao, mamma, grazie. Ciao, ciao. Nonna, visto che mamma se n'è andata, sì? Me la fai vedere la TV? Subito.
Risponde al 35 22 50. Messaggi brevi, siete tanti. Ciao, grazie. Sì, sì, sono papà. Ho chiamato io il muratore per riparare il bagno. Viene martedì pomeriggio. Fatti trovare a casa. E chiama la mamma. Ciao, sono io, Imela. Vuoi un messaggio breve? Sei una merda. Minelskling. Ma che ci fai qui? Mi manchi. Non è ripartita. Stronzo, perché tieni il... Dove sei stato? Dove sei? Io... Chiamami. Pensavo tu fossi a Milano. Bacio. Ma non eri a Milano, scusa. Pensavo che... Dove sei stato? Ma quando sei tornata? Abbracci. Erano 4 giorni. Dovevano essere i nostri giorni. Scusa, Silvia, non capisco. Tu... Dove sei stato? Calmati. Con chi sei stato? Silvia, ma... Chi ti prende? Tu... Lasciami stare, sai. Ma stai male? Che c'è? Non sto male. Allora? Sono dovuto andare fuori per lavoro. Tu non c'eri. Sapevo che eri a Milano. Non sono andata a Milano. Non ci sono più andata! Lasciami stare, non mi toccare. Non sono più andata a Milano. La signora non è una signora. È una puttana che scopa con un estraneo, che scopa con chi? Spero stia registrando. Mi ha dato il tuo numero. Volevo incontrarci per discutere. Scusa. Provo a richiamarti, ciao. Scusa. Arriva a prendere. Non mi fido. Non sai che ti sei perso ieri. Scusa. Ma no, dai, non è niente. Cosa ti ho fatto? Aspetta, aspetta che ti pulisco. Sei tutta sporca di sangue anche tu. Ecco. Ti fa male? No, adesso non più. Tieni. È un taglio superficiale. Oh, certo che quando ti arrabbi, eh? Non ti conoscevo sotto questo lato. Diventi proprio tremenda. Ecco. Non pensavo che tu fossi gelosa. Però non sai uccidere. Ti amo. Come? Non ho sentito. Ti amo. Quanto tempo ci abbiamo messo per dire questo ti amo? Sono perduta. Scusate, ma volete essere serviti fuori? Ma fa freddo. Ma noi non sentiamo freddo. Ci porti 2 cappuccini, per favore. Come mai non sentiamo freddo? Sembriamo 2 complici dopo aver fatto un colpo. Prima di aver fatto un colpo. Cosa? Ammazza mio marito. Stai scherzando? Ammazza mio marito. Io sono una persona normale. E la gente normale non va in giro a uccidere. Io non sono un criminale. Ammazza mio marito. Ci sarà un altro modo, no? Ci sono gli avvocati. Separati. Divorzia. Non basta. Ora devo andare in ufficio. Sono in ritardo, io vado. Scusa, ho dimenticato le chiavi.
puoi isolarmi l'audio? Non guardarmi. Perché non voglio che mi guardi. Ma non ti si trova nemmeno di notte, è preoccupante. Non so più quando chiamarti. Chiamami tu. Ciao amore, sono io. No, no, non rientro a casa. C'è stata una variazione di programma, sì. Ma come tornare per venirtelo a dire? Col traffico che c'è. Sì, certo. Guarda che sono soltanto un giorno fuori, eh. Come dormo? Come dormo? Signora, che cosa devo preparare per pranzo? No, grazie. Mio marito ha detto che non torna. Puoi andare. Grazie. Ciao. Non so se ne sarò capace. Dopo non dovremo vederci per un po' di tempo. Solo per un po'. Nessuno sa che ci conosciamo. Ah, sì? Nessuno ci ha mai visto insieme? E la bambina? Ho pensato a tutto. Vieni. Dovrà sembrare che è morto per difendermi da uno stupro. Porterò fuori con una scusa, una cena, un concerto. Tu entrerai da quella porta, le chiavi te le do io, eh? Il coltello? Guarda, lo trovi qui. Te lo nascondo dietro questo divano. Quando
Quando noi rientreremo tu sarai già nascosto, lì dietro quella tenda. Poi io dirò che non ho sonno, ma andrò avanti voi a dormire. Mi metterò qui a leggere e aspettiamo. Aspettiamo che lui si addormenti. Quando siamo sicuri che lui dorme, mi dovrai violentare, hai capito? Hai capito? Poi entrerà in camera e non anzi. E poi il corpo lo sposteremo dopo. Dimmi che hai capito. Dimmi che hai capito. Sì. Pronto? Ah, sei tu? Sì, sì, stai tranquillo. Va bene, grazie. Era lui. Mi raccomandava di non aprire a nessuno. Quando sono sola in casa. Dai, fammi vedere come non fai male. No, non adesso. Mi devi violentare, no? Sì. Dai, su. Non così. Mi devi fare male, no? No. Forza, prendimi. Perché? Picchiami, dai. Non è qui. Fammi graffi. Allora, sei capace o no? Non così. No. Tira fuori le palle, su. No, non basta, non basta. Allora che sei un ragazzino? Sì. Fammi male, fammi male. Basta. Alberto, ti va di andare sabato al concerto? Sì. Va bene. Papà ti viene a prendere appena torno. Ragazzi, vi va di bere qualcosa da me? Sì, perfetto. Su. Silvia, che fai? Andiamo? Veramente pensavo di andare a casa. Che fretta c'è? Dai, Silvia, che parliamo un po'. È tanto che non ci vediamo. Aspetta, fammi sentire che dice papà. No, Silvia, io non vengo. Ti fa bene rimanere un pochino in compagnia? No, senti, non me lo sento, veramente. Sei sicura? Dai, non sto bene, non insistere. Siamo qui, eh? Sì, andiamo. Facciamo un bel pochettino, va bene? Peccato che ero un po' stanco. Dovremmo andarci più spesso. Sì, sì, certo. Andiamo a dormire adesso, eh? Andiamo. Ti dispiace se rimango un pochino qui a leggere? No.
Buonanotte, amore. Buonanotte. Paura. Hai paura? Ma che volevate fare? Hai pensato alla bambina? Cosa facciamo adesso? Niente. Sono io. Sì, una squadra qui da me. È urgente. Sapevi tutto. Tutto. E come hai fatto a... Siamo controllati. In ogni momento. Avete capito che cosa mi serve? Sì, certo, certo. No. No, no, per la versione da dare. Concorderemo quando siete qua. D'accordo. Dov'è? Di là. Lì? Sì, sì, lì nel corridoio. Allora, che diciamo? Diciamo che si è introdotto in casa mia. Diciamo che l'ho ucciso perché ha violentato mia moglie. Ho ucciso
Per amore, per gelosia, per passione. Fate voi. Ma voi chi siete? Siamo qui per aiutarla. Siamo dei servizi segreti. Il suo marito ne fa parte. Nessun familiare può esserne messo al corrente. Fa parte delle regole. Le capisce, signora? Il lavoro di suo marito, quello ufficiale, è soltanto una copertura. Ora mi ascolti, signora. Lui adesso partirà per un viaggio. Solo per poco tempo. Lo stretto necessario lo rivedrà. Lei ora non deve fare niente. Se non la sua vita di sempre. Di sempre.